Ehi, c'è qualcuno? C'è nessuno? C'è qualcuno? Ehi? Ehi? Che non è che ho smesso di fare video perché non avevo voglia o perché... altre cose. No, non è per questo. Anzi, vi racconto un attimo come sono andate le cose. Ho fatto più video da più o meno gennaio perché è successa una cosa. Per Capodanno decido di andare in Polonia. Dove siamo? Cerignola. Quello è un taxi giallo. Paghi. A 200 metri. Va bene. Prendiamo la maglietta dell'Arsenal. E mi ricordo proprio che verso la mezzanotte dico, sai che uno pensa un po' ai buoni propositi, ecco. Io ho pensato, quest'anno un video, almeno un video a settimana, sulla fotografia, qualche vlog, cose varie. Voglio impegnarmi seriamente quest'anno e raggiungere dei risultati, perché comunque è una cosa che mi piace fare. Quindi ci provo, provare non costa nulla. Quindi super contenta, niente, faccio Capodanno, cose varie. E l'uno, mi ricordo, era più o meno verso l'ora di pranzo. Quindi ci svegliamo tranquille, andiamo a mangiare qualcosa, poi facciamo un giro, inizio a fare qualche foto, avevo la macchina fotografica al collo, faccio qualche foto, la spengo, dopo 200 metri volevo fare un'altra foto, faccio così per accenderla e niente, ragazzi, è morta la macchina fotografica. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, you just can't get into it because they would never understand. Non so come sia stato possibile, io pensavo fosse il freddo perché quel giorno faceva davvero freddissimo, ho pensato vabbè, col freddo le batterie di solito si scaricano prima, però mi sembrava strano visto che era stata in carica tutta la notte più o meno, e quindi ho detto, però mi sembra strano, quindi prendo un'altra batteria dallo zaino, ce la metto, niente, e prendo un'altra, niente, ho detto, saranno tutte e tre scariche per via del freddo. Mi sembrava strano, però già lì dici, cavolo, volevo iniziare a fare questo video, queste foto, niente, quindi l'uno è saltato. Torno a casa, metto in carica le batterie e le rimetto dentro, dico, boh, magari l'obiettivo ha fatto qualcosa, non lo so, quindi smonto gli obiettivi, cambio obiettivi, niente, non si accende, provo una combinazione di tasti, non si accende, quindi mi rassegno e dico, bene, cosa devo fare? Devo buttare la macchina fotografica, quindi ero già super depressa l'uno, ero già super depressa, cioè come iniziare bene l'anno, insomma, e... Quindi vabbè, torno in Italia e decido di chiamare a Panasonic, cose varie, mi hanno detto no, non puoi portare la macchina fotografica in un centro vicino a casa tua, perché le macchine fotografiche noi le ritiriamo, le portiamo nel nostro centro e una volta riparate te le rispediamo. Cioè, vabbè, non ha senso come cosa, però ok, perché era ancora in garanzia, per fortuna. Aspettate, si è sentito un po' di casino perché io non ho la porta in camera e quindi si sente tutto, ecco, quindi si sente un po' di casino. Allora, fatto sta che quindi, niente, arriva UPS, si ritira la mia macchina fotografica, io molto triste gliela consegno. Più che altro spero che possano ripararmela con la garanzia, perché se lo... non lo so, spendere altri soldi per ripararla penso che non ne valga la pena. Niente, inizio a seguire il tracking e vedo che dove la portano? La portano in Polonia, vicino a dove ero io, che già a saperlo gliela portavo, non lo so, boh, vabbè. Quindi niente, la portano lì e da lì, ragazzi, davvero... non ho avuto più notizie, neanche mezza notizia, né una mail, nulla, non sapevo più niente, proprio zero. Quindi passa un mese, dov'è la mia macchina fotografica? Diciamo che non so se mi ha fatto bene staccare un attimo, quindi ho pensato a tante altre cose, però fatto sta che iniziavo a preoccuparmi. Chiamavano, non mi rispondevano, non si sapeva niente, avevo inviato una mail e mi rispondevano, boh, non si sa, non sappiamo darti dei tempi o delle cose varie, non si sapeva un cavolo. La macchina fotografica non è ancora arrivata, purtroppo. Che palle, io sto diventando scema, penso. Va!
Avevo fatto anche una storia su Instagram dove avevo detto aiutatemi in qualche modo e tutti quanti siete andati a commentare sotto l'ultima foto che aveva pubblicato la Panasonic Italia scrivendo ridate la macchina fotografica a Erika, tutte queste cose. E facendo così però mi hanno risposto, mi hanno scritto qual è il problema? Finalmente qualcuno che mi caga, insomma. Vabbè, fatto sta che poi comunque non hanno più risposto, vabbè. Finalmente, all'alba del... Oggi siamo al 14 marzo. Mi è ritornata la macchina fotografica. Mi è ritornata la macchina fotografica dopo 3 mesi. Dopo 3 mesi. Con un foglietto con scritto che hanno cambiato la scheda madre perché si era rotta. Cioè, stavo facendo delle semplicissime foto. Non si è bagnata, niente, cose varie. Si è rotta la scheda madre. Però posso ritornare a fare i video. E spero che questa notizia vi piaccia, perché mi impegnerò a girare spesso video, quindi rimanete connessi. Devo riprenderci la mano a essere un pochino più fluida, ma non è semplice. Provate voi a mettervi davanti alla macchina fotografica e parlare da soli. Sembra di essere davvero stupidi. Ma devo ancora... fare i video mi era mancato davvero tantissimo, fare le foto... Non potete capire che tragedia. Questa volta io spero che non mi si rompa la macchina fotografica perché non voglio risparire. Quindi niente ragazzi, vi ho raccontato più o meno cosa è successo in questo periodo. Quindi non sono sparita, anzi sono ritornata e ho un sacco di idee, un sacco di progetti e sono super contenta per questo. E al prossimo video.